Mister, ci terrei conto 45 presenze e 2 gol con il Napoli, 68 presenze e 7 gol con la Lazio, quindi è un doppio ex importante. Come giudica il momento di Lazio e di Napoli? Diciamo che non è la partenza che si aspettavano entrambe le due squadre. Diciamo che ci si aspettava di più in base a quello che avevano fatto l'anno scorso. Diciamo che sono partite col piede sbagliato, quindi diciamo che la Lazio questa sera, diciamo, ha vinto e quindi ha risolto un mezzo problema. E il Napoli ha pareggiato ad Empoli e quindi diciamo che ha giocato secondo me una buona partita, però magari non ha risolto ancora tutti i problemi. Mister, come giudica invece questo allenatore nuovo che è a Napoli, Mister Sarri, che giudizio ne dà? Ma guardi, per me diventa difficile dare un giudizio perché io guardo un po' le partite, leggo qualche giornale, però diventa difficile. Però ha fatto molto bene, è una persona che è partito dal basso, è riuscito ad arrivare fino in Serie A, ha fatto molto bene a Empoli e è stato preso perché hanno visto in lui una persona che poteva dare qualcosa di positivo, di buono a questa squadra, a questa società. Sì, però è stato 2 anni a Napoli, conosce la piazza partenopea piuttosto bene, sa bene che per far bene in una piazza come questa ci vuole un po' di esperienza e ci vuole il sostegno della società, ma soprattutto dei risultati, no? Queste prime 3 partite del Napoli non hanno impressionato, dobbiamo dirlo. Ma difatti non hanno impressionato, lo so che Napoli è una piazza difficile, nel senso che bastano 3 partite vinte, allora si va, diciamo, si esulta, e se magari 3 partite non si riescono a vincere una partita, cioè si va un po' in In difficoltà, affanno. certo. Però, secondo me bisogna dargli un po' di pazienza, se dobbiamo aspettare, anche perché è appena cominciato il campionato lungo, e poi mi sembra che tutto sommato, insomma, almeno io ho visto oggi la partita del secondo tempo, mi sembra che abbia fatto una buona partita, ecco. Ma lei non crede che con tutti questi attaccanti esterni vengano un po' sacrificati, no? Con un modulo con trequartista. In effetti nel Napoli, ok, Insigne sta tutto sommato facendo bene, però ci sono molti molti attaccanti esterni, probabilmente un'impostazione tattica che prevederebbe i due attaccanti vaghi sarebbe più confacente, no? La caratteristica dei giocatori rosa. Beh, difatti, quello però, sa, è un giudizio che possiamo dare noi, però io credo che l'allenatore, una volta che conosce bene, conoscerà meglio i suoi giocatori, cercherà di adattare magari anche il modulo ai giocatori, oppure cioè, se vuole andare avanti col suo modulo di giocare, dovrà cambiare i giocatori, dovrà cambiare, ecco. Certo, mister, la Juventus è partita malissimo in questo campionato, la Roma sembra una candidata seria per questo titolo, come vede il campionato nei E vertici? diciamo che della Roma, cioè la Roma è partita bene, e la Juve nessuno se l'aspettava, però ha fatto pochissimo, quindi anche loro sembra che siano in difficoltà, purtroppo capitano queste situazioni, secondo me, poi bisogna saperle gestire bene, perché adesso, facciamo un esempio, se in settimana la Juve vincesse in Coppa Campioni, cioè, cambierebbe già la mentalità e anche le motivazioni e gli stimoli. Ecco. Certo. Comunque, è un campionato, diciamo, in cui, diciamo, le meno titolate si trovano in vetta alla classifica. Ecco. Diciamo, due o tre squadre come il Chievo, come poteva essere il Palermo, come poteva essere il Sassuolo, insomma. Sì, mister, prima di passare un po' ai pronostici, no, della prossima giornata, ci racconta un po' un aneddoto di quando lei giocava. Io ricordo che una volta segnò addirittura una doppietta a Napoli, in Coppa Italia, mi pare che giocava col Palermo. Sì, Che a San Paolo, se non sbaglio. era la semifinale di Coppa Italia che
vincemmo noi del Palermo, andammo a fare la finale poi con la Juventus, sempre a Napoli, dove la perdemmo 2-1 ai tempi supplementari. Ha giocato pure con un grande campione, no? Allora, era Rudy Crowell. Che giocatore era Crowell? Beh, non è che lo scopro io, era venuto a Napoli, era già un giocatore di fama internazionale, era un giocatore che ha dato molto in quel periodo al Napoli, e beh, prima poi che arrivasse Maradona che desse lustro alla società, però è stato un ottimo giocatore. Certo. Mister, l'ultima domanda, un po' noi sa che siamo un giornale che fa anche i pronostici, no? Quindi sull'ultima giornata diciamo c'è Napoli-Lazio, la sua partita del cuore, come la vede questa partita? Allora facciamo così, dato che io ho giocato in tutte e due, metto un pari così almeno non faccio il torto a nessuno, dai, va bene. E mettiamo definitivamente in difficoltà Sarri. Così almeno così si arrabbiano sia i napoletani che i laziali, tifosi, perché non sono contenti tutti e due. Sì. Per concludere, il suo saluto ai tifosi del Napoli, che la ricordano sempre con molta stima e molto affetto. Ah, guarda, io ho fatto 2 anni in Napoli, diciamo un anno buono perché eravamo arrivati quarti, se non sbaglio, e il secondo anno purtroppo abbiamo fatto un'annata disastrosa, ci siamo salvati all'ultima di campionato, ultime 2 partite di campionato, credo. Con i Però rigori di diciamo Ferrario, ricordo, i rigori di Ferrario, sa. sì, può darsi, adesso non mi ricordo più, però ecco, però diciamo che io a Napoli mi sono trovato bene, quindi non posso far altro che i miei migliori auguri di un ottimo campionato per il Napoli e anche per la Lazio, visto che ho giocato anche Certo, nella Lazio, ecco. come no, come no. Grazie, mister, buonasera. Grazie a voi, arrivederci.